Perfetto, eccoci qua, ero un attimino in background, diciamo così, per sistemare le ultime cose. Ciao a tutti, oggi c'è un ospite speciale che sentirete in sottofondo, ci sarà Matteo, voce fuori campo in collegamento mondiale, diciamo così. Prima cosa ho bisogno di sapere, spero che Matteo mi senta prima possibile, abbiamo qualche secondo di ritardo, quindi io mentre parlo lui mi sentirà fra una decina di secondi. Bisogna di sapere se mi vedete, se mi sentite, se devo alzare un po' di più la voce, se devo abbassare la voce, se la musica è bassa, se la musica è alta. Adesso aspetto risposte da Matteo, che è in collegamento mondiale. Intanto vi porto tutti i saluti da tutto lo staff di Area Libera. Noi siamo qui e non molliamo senz'altro, Adesso aspettiamo, sento muto, Matteo speravo, aiutami, controlliamo qua i vari device elettronici, se ci sono delle novità. Ah, Matteo adesso mi ha scritto che arriva. Perfetto, molto bene. Adesso attendiamo un attimino che si colleghino tutti. Inizio già a dirvi: ginnastica dolce oggi, cosa ne serve? Eccomi qua, scusami, eccolo qui, eccolo. Oh, meno male, mi hai tranquillizzato, Matteo. Allora, cosa serve oggi? Oggi avete visto, abbiamo davanti una bella parete, quello che ci serve, muro, parete, qualcosa che sia anche abbastanza stabile, il nostro bastone, questo proprio del Mocio Vilela, e ho un po' preso spunto da la lezione di Chod di martedì, due bottigliette d'acqua. Non ho le bottigliette d'acqua? Qualsiasi altra cosa che faccia un po' di sovraccarico va bene. Sono un po' troppo pesanti? Posso farlo anche senza. Quella, la scelta è sempre libera, diciamo così. Adesso aspettiamo qualche secondo. Voce fuori campo, Matteo? Tutto a posto? Sentiremo un po'. Cosa posso aggiungere? Niente, ecco, dimenticavo. Tutto a posto. Senti il sottofondo dei baobao. Sono dei baobao. Allora, c'è un po' di ritorno, forse, che non so se sei in viva voce tua, c'è un po' di ritorno, ma sicuramente sono anche i miei baobao, i miei cani, che sono fuori e spero che non facciano troppo baccano, perché ogni tanto abbaiano anche un po' troppo. E c'ho anche il cane sopra che sta in casa, che ho paura che faccia un po' di rumore oggi. Allora, cosa sto dicendo? Esatto, oggi come lavoreremo? Saranno tutti dei mini blocchi da 4, 5, 6 minuti con esercitazioni diverse. Faremo sempre il nostro... Intanto ti comunico che siamo in 26, Oh, bene, siamo in tanti allora, ottimo. E ecco una cosa, spargete la voce che noi ci siamo, amici, conoscenti. Le live continuano, questo weekend uscirà il programma per settimana prossima, che ve lo ricordo dovrebbe essere come quello di questa settimana. Quindi lunedì, mercoledì e venerdì alle 18.30 con Matteo, il martedì mattina alle 10.30 con Claudio, sulla ginnastica dolce ancora, e il giovedì mattina con me. Nel weekend avremo ancora il programma preciso. Seguiteci su Facebook, seguiteci sul canale YouTube Area Libera Channel, dove tutte queste live verranno caricate. Se qualcuno non riesce a seguire al mattino, lo può vedere al pomeriggio o anche domani. E seguite il canale YouTube, perché uno, ci sono delle pillole che escono ogni settimanalmente, e questa settimana, come mi confermerà Matteo, c'è un'estrazione. Chi
è iscritto al canale, verrà estratto un vincitore che avrà una lezione personale con 5 amici di Matteo. Non amici di Matteo, scusate, con 5 suoi amici con Matteo. Allora, cosa facciamo? Matteo, cosa mi dici? Possiamo partire? Ci sono domande? C'è qualcuno che scrive? Adesso aspettiamo qualche secondo. Bravo Licio, bravo. Anche con amici di Matteo e anche con amici, anche con amici di Matteo. Generale. Allora, sì, stiamo ricevendo dei messaggi. Abbiamo Daniele che dice che finalmente c'è qualcosa che va bene per lui. La Gina Silvani che ti saluta. Salutiamo, ovviamente tutti. Poi abbiamo la Marina che è sempre presente anche stamattina. Molto bene, molto bene. Sono contento. E poi un ciao dalle sorelle Zurla. Oh, salutiamo Sofia e Viola, che vi aspettiamo al centro estivo quest'estate, perché noi siamo fiduciosi e speriamo di riuscire a fare tutto, che riusciremo a uscire il prima possibile. Allora, inizio, faccio partire il mio timer. Allora, direi che possiamo partire. Perfetto. Allora, la sedia la mettiamo da parte, ecco, magari ogni tanto mi vedrete guardare l'ora, mi vedete guardare il mio fogliazzo con tutto il programma che mi sono segnato. Allora, ditemi se si vede, se non si sente, continuatemi pure a scrivere. Partiamo, sempre con la parte superiore. Spalla destra. Perfetto, adesso ruoto in avanti. Ok, cambiamo spalla, andiamo all'indietro. E in avanti. Molto bene, braccia che salgono e si uniscono. So, ringraziamo Matteo per la playlist musicale che... Mamma mia, io che colonna sonora lounge stamattina, molto lounge bar. Pazzesco, cioè siamo sulla stessa onda, io l'ho appena detto, però tu hai 10 secondi di ritardo, che spettacolo. Perfetto. Tutte e due le spalle assieme, le ruotiamo dietro e alterniamo in avanti. Ora 5 e 5 magari, qui dietro, e 5 avanti. Perfetto. Partenza con mani sulle spalle, distende in avanti, distende in alto e distende fuori. Se non vedete le mie mani quando vado in alto, perché non ci stanno dentro l'inquadratura, ma io vi tengo d'occhio se andate in alto, mi raccomando. Il set di oggi batte tutti i set che hai allestito fino adesso. Ecco, adesso mi dimenticavo che Matteo mi ha ricordato. Intanto alterniamo un pochettino, stando fermi. Purtroppo non siamo riusciti ad andare in diretta su Instagram. Ho cercato un tentativo dell'ultimo secondo di far partire un telefono, un ulteriore telefono vecchio, ma non ce l'ha fatta questo telefono, purtroppo. Però su Facebook ci siamo, eh. Perfetto, rilassiamo un attimino. Ok, lavoriamo adesso, vado un pochettino più indietro che magari mi vedete meglio, lavoriamo con le gambe, facciamo una camminata sul posto.
camminata tranquilla, immaginiamo una zona. Intanto è arrivato, quanto è bello Cardarello, eh? Oh, salutiamo Jacopo. Mi raccomando, Jacopo, voglio un video che ti stai allenando, eh? Perfetto, adesso sempre sul posto, ma il ginocchio lo sollevo un po' di più. Devo arrivare a 90 gradi, diciamo così. È faticoso? Salgo anche un po' di meno. È leggero? Va bene? Mi sento che posso fare qualcosa di più? Lo faccio un pelo più veloce. Vediamo, adesso faccio una domanda. Diciamo, dobbiamo arrivare a 90 gradi. Dobbiamo arrivare a 90 gradi, ma se è faticoso posso stare anche un po' più basso, eh? Ovviamente vale sempre l'hashtag, te lo ricordi Matteo? Piano e bene. Perfetto. Torno a fare qualche passettino sul posto, basso. Perfetto. Adesso, ho preso spunto anche qui da Cioldo, Cioldo non voleva parlare, eh? Piano e bene. Piano e bene, bravo Matteo. Sollevo 3 volte la gamba destra e 3 volte la gamba sinistra. Avete visto? Io faccio, quando faccio il cambio, qualche passettino tra uno e l'altro. Se voglio farlo più intenso, faccio subito, senza fare i passettini. Anche qui scegliete voi. 2. Intanto vi faccio un po' il capo di miei e saluto Dina, mi raccomando allenati con noi, ciao a Sara, Bamba che si è appena Sara, collegata, Amara, salutiamo tutti, Sonia, ovviamente. Davide. Perfetto, adesso invece che andare anteriormente andiamo posteriormente, sempre stando sul posto, io mi metto di lato per farvi vedere bene, eh? Ovviamente noi posso stare anche così, ma io mi metto di lato. Perfetto, qualche passettino sul posto, adesso andiamo dietro, 3 volte da una parte, 3 volte dall'altra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E qui. Qui Jacopo chiede a che ora sei andato a dormire, eh? Non so se è una domanda. Ieri presto, presto. Sono andato a dormire a mezzanotte, non di più. Prestissimo, perché stamattina devo essere carico e pronto. E allora prestissimo. 3, ultimi 3, 1, 2. Perfetto, un po' di passi sul posto. Io sono testimone stamattina 9:30 precisi. Precisi, pronti, allestivamo già il set. 8:30 io ero già sveglio che giravo per casa. Braccio destro, ginocchio sinistro. Qualche passo sul posto, braccio sinistro, ginocchio destro. Per aiutarci contiamo i passi dispari. Ne conto 3? 1, 2, 3, e salgo. 1, 2, 3, 2, 3, è troppo intenso? Mi conto 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, perfetto. Ultimo, e poi facciamo un cambio di esercizi, conto 3 volte gamba destra in alto, questo è complicato, eh? 3 volte gamba sinistra in alto, 3 volte gamba destra dietro, 3 volte gamba sinistra dietro. Scusami Fabri, mi faccio ancora un po' i cavoli miei. Prego, e prego. Saluto Matteo, Matteo che è stato un riferimento per me per il ruolo di terzino. Basta, ho finito. Salutiamo il terzinone Matteo. 2, 3. 1, 2 e 3. Perfetto. Adesso prendiamo la sedia, o meglio,
io prendo la sedia per avvicinarmi un attimino e farmi vedere meglio. Voi questi esercizi li potete fare anche dai piedi, a scelta vostra. Chi vuole prendersi un attimo di recupero si può anche sedere, se no posso stare in piedi tranquillo. Lavoriamo un po' di cervicale e di mani, proprio 5 minuti, 5 minuti, poco poco. Allora, partiamo sempre con la nostra croce, su, giù, sinistra e destra. Quando vado su, come la scorsa volta, è solo accennato, per non andare a schiacciare un po' troppo la dente del cervicale. Matteo, questa playlist... Jacopo propone un nuovo hashtag, sediatevi. Sediatevi. Vado a destra, parto da destra, anzi, dico di sì, fino a che arrivo a sinistra. E torno indietro. Come va Matteo? Siamo in tanti? Siamo in tanti che seguiamo? Siamo in 29, Fabri, come direi io, yes, yes. Very yes, un applausone a tutti i 29 che sono connessi. Oh, perfetto. Spalla destra, testa sinistra. Spalla sinistra, testa a destra. Sento da fuori i cani che mi stanno sentendo e stanno un po' grattando la porta, mi sa che vogliono entrare, Ok, perfetto, mento in basso e facciamo il nostro semicerchio inferiore da una parte e dall'altra. Allora il rumore di prima non erano i cani perché non si sentono, ma era il mio rientro, quindi perfetto, adesso siamo a posto. Sì, ma c'era un po' il rientro, ma c'erano anche i cani, perché sono tutte e due, Perfetto. Lavoriamo un pochettino con le mani, giriamo i polsi, proprio che qui 4-5 esercizi. Poi ovviamente questi esercizi su mani... E vabbè, a farli entrare, magari fanno l'esercizio anche loro. Ah, se faccio entrare le due belve che ho fuori non riusciamo più a fare niente. Prima cosa che fanno si mangiano i telefoni. Perfetto, faccio un po' di apro, chiudo. Perfetto. E l'apro chiudo adesso è con partenza mani aperte. Mi guardo il dorso e tiro indietro tutte le dita. Prima una mano e poi l'altra. Ok, ultima mano. Perfetto. Incrocio un pochettino, rilasso. Muovo i polsi. Perfetto. Sedia da parte e prendiamo il nostro bastone. Adesso con calma. E mentre io mi posiziono un pochettino più lontano rispetto alla telecamera, se non sentite la voce, se non vedete... Allora, grandi complimenti, Grandi complimenti Ringraziamo. Intanto facciamo un po' di... Forse grazie a tutti, ma grazie a tutti quelli anche solo che stanno vedendo senza che solo fare commenti.
importantissimo tenersi in movimento, soprattutto in questo periodo che stiamo tanto a casa, possiamo fare anche 3-4 volte a settimana. Poi se andate sul nostro canale YouTube, intanto anche la Vale e Giulio Bruno seguono la lezione, eh. Oh, grazie mille, bravissimi. Dicevo, se andate sul nostro canale YouTube ci sono anche altre pillole, che potete sempre tenere sott'occhio per riprodurre, per fare tutti i giorni, Perfetto, facciamo il nostro pendolo. Io ho tutte le scorciatoie per ricordarsi gli esercizi. Dopo, Teo, c'ho una chicca per pochi esperti. Nel frattempo è arrivato anche Diego De Matteis, che ha fatto le ore piccole ieri. Salutiamo Diego, bravissimo Dieghito. Ok, perfetto. Alberto, come la scorsa volta, andiamo in avanti e in alto. Anche qui, piano e bene. E nel frattempo, piano piano, formichine, formichine, siamo a 34. Bella, oggi un sacco. Oh, che bello, che bello, sono contento. Bellissimo, vuol dire che non stiamo fermi, che ci muoviamo. Ok, perfetto. Il bastone adesso è dietro. Diego, ti fa complimenti per la location, molto vintage. Molto vintage. Ho tolto non si vede il super copriletto che piace copri divano, scusate, il super copri divano che piace un sacco, l'ho tolto, mi raccomando, qui non si va in avanti, schiena ferma, perfetto. Ora abbiamo le nostre pagaiate un po' in avanti. Per me dava quel tocco di antico in più che non guasta mai. Indietro, Carmen Margaroni intanto dice che è contenta, inizia anche lei. Momento canone. Salutiamo Gruppo Paruzzaro, ma salutiamo Gruppo Paruzzaro di Ginnastica Dolce, Gruppo Meglio, il Gruppo Massino, il Gruppo Invorio, che sto cercando mano a mano di mandare messaggi un po' a tutti, facciamo un passaparola che noi ci siamo, Ok, adesso avevo perso il filo del discorso. Ma salutiamo soprattutto mia mamma Giovanna. E salutiamo la Giovanna, ovviamente. Braccia, altezza spalle, non scendono mai. Salutiamo anche i padroni di casa che sono sopra, gli ho dato il chivale, ho detto non fate rumore assolutamente dalle 10:30 alle 11:30. Salutiamo i miei genitori, sono sopra. Perfetto, adesso facendo attenzione a quello che ho dietro, un po' quindi di sono parte, seduti sul divano, bloccati, fermi, in freeze. Bloccati, ho detto freeze, c'è un po' da una parte, un po' dall'altra, ho detto freeze fino almeno alle 11:30. Poi noi ovviamente faremo i soliti 40-45 minuti, quindi 11:15, 11:10, 11:15, 11:20 avremo finito. Però il freeze gli ho dato fino alle 11:30, non si sa mai. Un saluto alla Vale Corti che è arrivata per il nostro allenamento. Ottimo, molto bene, un salutone. Ok, perfetto. Parto, bastone in basso, sollevo e abbasso. Quando sollevo faccio un bel respiro. Tanto Matteo, sempre più apprezzata la musica di sottofondo, questa playlist te la ruberò, Ancora uno. Perfetto. Mettiamo pure il pallone, il bastone. Tanto chi segue i miei corsi sa che ogni tanto mi mangio un po'. Infatti sento questi gorgheggi femminili in sottofondo, molto lounge. Allora, muro. Prendiamo muro come riferimento, lavoriamo un po' con la parte bassa.
io adesso mi metterò diverse volte di schiena, ma subito poi mi rigirerò per farvi vedere la visuale anche a voi, Fronte al muro, in appoggio, una gamba in croce, va davanti all'altra. Facciamo finta che il muro è qua. Faccio finta che il muro è qua. Ok? Ancora qualche slancio. Perfetto. Cambiamo grande. Due muri. Faccio il mimo, la prossima volta. No Fabri, per favore, niente mimo. Niente mimo, è vero, quindi. Ora, lateralmente, una mano sopra. Nel frattempo, per chiudere l'angolo dei miei parenti, salutiamo anche Mara. Salutiamo Mara. Mi appoggio e vado di là. Attenzione qui, è un errore che capita spesso, di guardarsi i piedi. Cerchiamo più possibile sguardo davanti, al massimo con la coda dell'occhio e tengo l'occhio sotto. Cambio lato. Appoggio, ricordiamoci sempre di non guardarci perché sennò poi perdo la postura. Diego apprezza il piede a martello. Hai visto che bello? Il piede a martello, bravo, ricordatevelo anche perché a volte mi perdo di dare alcune indicazioni. Allora, 1, 2. Laterale ancora, la gamba più vicino al muro è quella che lavora, sollevo davanti e piego dietro. Un saluto anche a Marzia, Ciao Marzia! Marzia Castanetto la conosci? Sì. Io lo sto facendo senza praticamente mai appoggiare il piede. Faccio un po' di fatica? Faccio 1, appoggio, dietro. Sento che invece è facile, continuo. Cambio lato. Sempre la gamba più interna. Ancora 2, 1. Quindi Fabri, tu mi insegni che stiamo lavorando sul bicipite femorale e sul quadricipite in questo momento. Sul quadricipite e bicipite. No, forse sul quadricipite no. Ma è una piccola parte, come sto levando. Ora, lavoriamo con i polpacci. Piedi uniti e sollevo. Anche qui posso fare su e giù, semplice. Oppure sollevo e resto in equilibrio. Il muro lo posso usare, posso non usarlo, cioè... Questo è l'esercizio cucù. Cucù. Posso non usarlo anche, cioè... Metto una mano vicino, se perdo l'equilibrio mi aiuto col muro, se no... Perfetto. Perfetto, facciamo un attimino di molleggio, alternando, così rilassiamo un attimino. Ah, questo è uno dei miei pezzi preferiti. Musica, dici la musica, la canzone adesso fa molto telenovela anni 80. / previsione del tempo. Ok, perfetto. Parlo della canzone in questo momento, ma anche del molleggio. Anche del molleggio. Perfetto. Prendiamo le bottiglie. Lavoriamo con una bottiglia per mano. E stiamo in appoggio al muro, quindi schiena contro il muro. I piedi però sono leggermente più avanti. Come riferimento metto un piede, distanza di un piede dal muro. Ecco qua. Quindi tecnicamente
la credenza non mi vedete bene, però i piedi sono leggermente più avanti, diciamo col muro qui, coi piedi più avanti. Bottiglietta in mano, palmo verso il basso, sollevo, prima una e poi l'altra. Non supero l'altezza delle spalle. Adesso abbiamo lavorato prima con gli slanci vari sulla parte inferiore, adesso torniamo a lavorare la parte superiore. Alzate frontali, bravo. E dopo le alzate frontali, no, facciamo i bicipiti, così riposiamo i muscoli delle spalle, diciamo così, e dopo faremo le alzate laterali. Grazie. Teo, qualche commento? Stanno lavorando tutti? Lateralmente. Allora, stanno lavorando tutti, ci sono un sacco di nuovi arrivati, quindi salutiamo la Cris, salutiamo Ivan, salutiamo la Cristina Mangaroli. Cris, e Ivan. Ringraziamo Andrea per aver condiviso lo streaming. Grazie Andrea, mi raccomando, condividiamo. Ricordatevi, iscrivetevi al canale YouTube, se arriviamo a 1000 iscritti riusciamo anche a fare le live da YouTube, che sono anche qualitativamente, senti che parolone, un filino meglio. Uno e due, perfetto. Parto dal petto, distendo. Posso anche distendere. E il benvenuto anche a Daniela che si è unita a noi questa mattina. Buongiorno Dani, buongiorno. Mi raccomando, ti voglio vedere attiva, eh. Ah, ecco, questo è un altro consiglio su questo esercizio, posso fare anche in questo modo. Sono indeciso se fare con uno o con due, faccio uno, faccio due e faccio tre. Si parlava di condivisioni, da quando arriva la Dani ci saranno minimo 160-170 visualizzazioni in più. Brava Dani. Perfetto. Adesso stessa partenza delle spalle, ma vado in alto. Sollevo e vado in alto. Ho fastidio ad andare in alto? Ripetiamo magari ancora in avanti. Che a volte qualche signora mi dice, ah, io c'ho un po' male a sollevare le braccia in alto. E allora piuttosto ripetiamo quello di prima. L'importante è non stare fermi. Ok. Ancora uno. Perfetto. Molto come bene. Vedete, Fabrizio mi dà sempre un'alternativa all'esercizio un pochettino più pesante, quindi esatto. È un bene. Addirittura chi magari in giro, due bottigliette nella stessa mano posso fare, come ha fatto vedere ciò il martedì, esatto. Allora, abbiamo fatto uno, abbiamo fatto due, adesso, anzi, sempre con schiena al muro, gomito attaccato al fianco. 90 gradi, vado in fuori e vado di fronte, lavoriamo con gli intra-extra rotatori della spalla, con la cuffia dei rotatori, che facciamo una battuta, sono 30 minuti quasi che non faccio battute, la cuffia dei rotatori non si mette in testa, eh. Concedimi a Matteo, una battuta almeno. Cambio braccio. Hai appena detto intra, extra rotatori e la cuffia dei rotatori, hai passato clamorosamente l'esame di biomeccanica. Ok, perfetto. Riprendiamo tutte e due le bottiglie e uniamo due esercizi che abbiamo fatto prima, però questa volta in contemporanea. Quindi sollevo, alzate frontali e alzate laterali, alzate frontali, alzate laterali,
qua non commentano, quindi vuol dire che stanno lavorando, eh? Molto, Dicio, bene, molto bene, molto bene, bene, molto bene, super attivi. Adesso ultimo laterale, perfetto. Adesso è un po' complicato da spiegare, quindi massima attenzione. Bottiglietta, 38 visualizzazioni, eh? Molto bene, oh, sempre più contento oggi sono. Bottiglietta nella mano destra, la mano sinistra è appoggiata al muro, anche proprio come all'avambraccio. La gamba sinistra è più avanti della destra. Posso appoggiare la testa anche sulla mano per rilassarmi. La mano destra ciondola con la bottiglia in mano. Muro invisibile è questo. La mano, braccio proprio rilassato e faccio dei cerchi, cambiando senso. Con questo esercizio andiamo a decomprimere la zona della cuffia dei rotatori, se non mi sbaglio, Riccio, giusto? Mamma mia, che tu 30 elote. Cambio, quindi adesso sarà la mano destra appoggiata al muro con la gamba destra davanti e la mano sinistra che gira. Giusto per l'ho dare... preso solo di calcio 30 elote. Giusto per dare il termine tecnico, questo esercizio si chiama trosa polenta. Ed un po' di dialetto ci vuole, eh? Hashtag trosa polenta. Qua. Perfetto. Ma è scritto con la U, con la diesi, trusa. No, trosa, con la trosa, penso con la O sicuro. Potrebbero esserci i due puntini sopra, eh. Devo sullo scritto devo adoperarmi. Schiena al muro, piedi avanti, bottiglietta altezza alla spalla, uniamo altri due esercizi. Gozzanese questo. Gozzanese, esatto. Uniamo due esercizi che mi ha fatto prima. Distendo e vado in alto. Distendo e vado in alto. Io però ho fatto un errore, ho preso le bottigliette frizzanti, quindi queste qua sono ancora sigillate, non saranno più tanto frizzanti, ma le beviamo lo stesso, diciamo così. Tanto da un occhio al mio fogliazzo, perché strano che tu non abbia preso delle Coca-Cola. Mi dici acqua, 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 ma che Coca-Cola, io non la bevo mai, forse. Non la bevo mai dalle 10 alle 10.05. Perfetto. Ripetiamo di nuovo l'esercizio di prima del trono. Bugiardo! Dalle 10 alle 10.05 non la bevo mai. Sempre. Mano sinistra appoggiata al muro, gamba sinistra avanti. Appoggio il braccio destro che gira. Muro invisibile. Cambio. Mano sinistra con la bottiglietta. Mano destra appoggiata, piede destro avanti. Muro invisibile. Questo potrebbe essere anche l'esercizio muro del pianto, così a... Il muro del... bravo! Bravo, mi hai dato un'altra... bene, bene. Staccati dal muro. Rotazioni delle spalle. Con le bottigliette in mano. Due, tre indietro. E un po' in avanti. Scrollate di spalle. Le scrollate. Che questo esercizio con i sovraccarichi è uno dei miei preferiti proprio. In inglese shrugs, roba del genere, mi pare, da libro. Perfetto. Appoggiamo le bottigliette.
continuiamo a stare al muro. Mi appoggio, sempre con i nostri piedi leggermente avanti, testa appoggiata, mani appoggiate, e facciamo qualche respirazione. Inspiriamo completamente dal naso, espiriamo dalla bocca. Ancora un paio. Immagino che si debba stare con le inserzioni dell'addome lontanissime, quindi lunghi. Esatto. Perfetto. Adesso ci allunghiamo un pochettino al muro. Piede sinistro. Intanto salutiamo anche Renzo che si è unito a noi, eh. Ciao Renzo. Piede sinistro con la punta che è attaccata al muro e punta a terra. Se c'è il piede sinistro, mano sinistra in alto, il braccio destro resta fermo lungo il fianco. Lo sguardo è di fronte, muro invisibile. Posizione questa. Perfetto, cambiamo il piede destro e avanti. Anche Giorgia Bulgarello, presente. Oh, ciao Giorgia! Ottimo, ottimo! Piede destro e mano destra in alto. Mi guardo in basso, no, resto bello dritto. Sguardo al muro, diciamo così. Adesso, muro, gamba destra più avanti, gamba sinistra, scusate, più avanti, ma è staccata dal muro, piegata, gamba dietro tesa con tallone a terra, spingo il muro, restando però fermo, non è un molleggiare, ma è una spinta continua, l'esercizio per ingrandirci casa. Comunque come Nimo hai un futuro come comico Nimo, eh? Vabbè dai, almeno sul Mimo ci sono. Cambio, gamba destra avanti, la sinistra e dietro, tallone a terra. È stranissimo come la risata arriva tre ore dopo la tua battuta, quindi basta, non posso ridere. Apprezzo comunque che c'è stata la risata, quindi... È fuori contesto. Allora, adesso io toglierò le scarpe perché se metto le scarpe sul muro qua mi distruggono. Perché un piede è contro il muro, ma tallone a terra e punta sollevata. Io ho lo zoccoletto qui, come riferimento sto con la punta appena sopra lo zoccoletto, piede destro, anzi no, abbiamo fatto destro prima, piede sinistro, entrambe le braccia in alto. Anche qui non mi guardo giù, ma dritto bene, guardo di fronte a me. Gamba posteriore, anche lei ha la punta che è rivolta verso il muro. Perfetto. Con questo esercizio cosa andiamo a strecciare, Fabio? Cambio. Andiamo a strecciare anche la parte bassa
del polpaccio, che è l'articolazione a caviglia, e andiamo ad allungare anche la parte superiore. Intanto un saluto a Loredana e a Patrizio. Salutiamo. Allora, adesso rimetto un secondo le scarpe perché il pavimento è un po' freschino. Perfetto. Ora mi avvicino che andiamo ad allungare la parte superiore, parte finale di allungamento. Allora, braccio destro in fuori, passa davanti e lo tengo. Per avere la vostra visuale, destra in fuori, e due, e tengo la posizione. Perfetto, braccio sinistro passa di fronte e dentro. Intanto abbiamo raggiunto il picco di 40 visualizzazioni. Fabri, oggi sciamo. Oggi hai fatto unplay, senti che termine. Oh, grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo, che ci stanno supportando, scusate. Intanto c'ho qualche lapsus. Perfetto, braccio destro dietro la anche schiena. Sopportando per quanto riguarda te, grazie Teo, ti voglio bene, lo sai. Anch'io faccio un applausone, intanto cambiamo, scusate, voilà, un applausone e un ringraziamento a Teo che mi sopporta, perché effettivamente gli sto chiedendo un sacco di volte, oh facciamo le prove, oh fammi vedere, vieni, guarda se va bene, guarda bene, e che mi sta dando la mano anche adesso in sottofondo, eh. Perfetto, inclino la testa. Ma Fabri, mi pesa un sacco a me questa cosa, infatti guarda, dalla prossima settimana non la faccio più perché è un dispendio di tempo e di energie clamoroso. Assolutamente no, ti obbligherò, Poi per la paga ci mettiamo d'accordo. Ah, ecco, bravo. Braccio destro che gira, la mano sinistra dà una leggera pressione alla testa. Piano piano, inclino dall'altra parte, mi aiuto e giro. La cosa bellissima è che io potrei fare questa cosa anche in pigiama, in realtà no, sono in abito, nel senso che ho messo l'abito elegante, la cravatta e tutto quanto, ma volendo potrei farlo anche in pigiama. Questo in pigiama, ma giacca e cravatta dà l'idea. Perfetto, facciamo qualche piccola scrollata delle spalle, posso anche alternarle, avanti, indietro. Perfetto, una piccola scrollata dei polsi. La posti sulla diretta, non postarla, sai? La foto, già che cravatta. Ah no, da sotto ti stanno. Da sotto ti fanno la foto, Adesso faccio un passo indietro che se no prendo il lampadario. Qualche respiro finale. Ultimo respiro. Fuori tutta l'aria. Ok,
direi che per oggi abbiamo fatto il nostro praticamente tre quarti d'ora bello intenso e per oggi abbiamo finito. Vi ricordo alcune cose, anzi, come prima cosa inizio a ringraziarvi che ci seguite, che anche chi non in diretta, perché alcune signore ho sentito mi hanno detto guarda io non riesco in diretta perché il computer è impegnato la mia figlia ma il pomeriggio recupero. Questo sia per le signore sia per le ragazze che seguono Matteo, per i ragazzi che seguono Matteo, per chi segue le mie live, chi segue sul canale YouTube. Un grazie a tutti quanti. Vi ricordo, domani ore 18:30 con Matteo lezione di Functional Flow. Non chiedetemi di tradurre che cosa sia, ma sono esercizi belli tosti che farò anch'io anche domani. Settimana in weekend uscirà il programma per settimana prossima. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, ci sarà l'estrazione tra tutti gli iscritti, il vincitore avrà una lezione per lui, per i 5 suoi amici e amici di Matteo, per una lezione privata. Iscrivetevi alla pagina Facebook, condividetevi, restiamo in movimento, ma stando a casa, avete visto, io sono qua nel salotto di casa, sposto un tavolo, sposto una sedia e si può fare tranquillamente tutto. Restiamo a casa. Matteo, ho dimenticato qualcosa? Aspettiamo 10 secondi di ritardo. Dimmi se ho dimenticato qualcosa, se no noi ci salutiamo e ci vediamo poi la settimana prossima. Qua abbiamo grandi ringraziamenti dimostrazioni di affetto. Grazie mille. Quindi tutti ti vogliono bene, Fabri me compreso. E, meno male. E niente, io ti saluto. Salutiamo tutti e ringraziamo ancora. Seguiteci perché noi siamo qua e non molliamo di certo. Ciao a tutti e ci vediamo settimana prossima.